tema dell'arte, il tema anche naturalmente dell'arte performativa e della musica è un tema essenziale, a partire dal preside che è un musicologo, e quindi il fatto che artisti abbiano piacere a proprio venire da noi, quindi a incontrarci sul campo, nel luogo degli studi, è un fatto molto significativo e molto importante. Non è una serie in cui ci sia una specializzazione musicologica, però sono studi che hanno un loro interesse presso i nostri studenti. Allora, lascio qui, chiederei magari a Pietro Borgonovo, direttore artistico della GONG, di fare un saluto e poi lasciamo il campo a me. Ma sto seduto. Posso? Sì, sto seduto. Ok, ho seduto in alto, non ho problema. Buongiorno. È chiaro che per noi ha un significato molto forte questa occasione, anche perché la musica comunque è qualcosa di un po' particolare, e cioè della musica, tutto sommato, non si può parlare. La musica si ascolta. La musica. Ecco, un mio amico carissimo mi dice sempre questa battuta e la dice per umiliare me, ma in realtà non è lui è un filosofo, e dice sempre, sai, la musica è intraducibile, perché non è un linguaggio. Tante volte noi diciamo che la musica è un linguaggio, non è vero, assolutamente no. È vero che uno che parla in inglese dà alla parola un significato. E voglio dire, se uno mette qua la sedia, lo può dire, chiama sedia in cinese, in tedesco, in inglese, in francese, in italiano, ma tutti noi sappiamo che comunque rimane una sedia, pur cambiando il vocabolo. Ma quindi hai letto quello che io. No, mi interessa neanche leggere quello che fai tu. No, perché è È un amico, eh? È una Un cosa grande amico. E quindi, impressionante. vabbè, allora non parlo più di questo, perché è No, no. dopo. Basta, vedete, la musica è intraducibile. È un musicista che lui conosco io, non possiamo tradurci. E no, scherzo. Allora, questo è il punto fondamentale. Mentre, come diceva Giovanni Piano, che è stato un filosofo importantissimo, che ha scritto un magnifico libro, Filosofia della musica, oltre a tanti altri, ma in Filosofia della musica è molto preciso, perché analizza proprio il concetto, e lui dice, tra le altre cose, anzi, la verità me l'ha detto al telefono, non me l'ha detto in faccia, così da vivo, ma neanche sul libro. È vero che della musica, insomma, non si può parlare, ma si può parlare di quello che lei suscita. Questo è complicato. E io mi permetto di aggiungere, professor Piano, per carità di Dio, tanto lo diceva lui a scuola, e il problema è che quello che si può provare ascoltando la musica è suscettibile di tante variazioni, perché noi quando ascoltiamo la cosa che abbiamo già ascoltato 5 milioni di volte, in questo momento la sentiamo diversa. Chi fa fuoriuscire il pensiero scritto della musica, l'esecutore cosiddetto, malgrado, io vi assicuro che un esecutore di alto livello ha in mente un progetto e lui sogna di eseguire quel progetto. Non esce mai quel progetto. Oggi viene in un modo, stasera in un altro, domani mattina in un altro, naturalmente tutti uno più dell'altro, se colui che suona è bravissimo, sia chiaro? Però è proprio impossibile replicare. In questo senso, l'avvento del disco, della registrazione, ha meritato disprezzo da parte di tanti musicisti, ma ha avuto un risultato formidabile perché è stato capace, attenzione, chi sa suonare non registra nota per nota, registra pezzi. Poi eventualmente, scegliendo tra le due totali, quella più bella, si dice ma sta nota la pulisco, ecco, questo si fa, non più. Poi chi suona malino fa battuta per battuta, cambia insieme, la ripete 500 volte, però poi lo esco. Uno sente il disco e dice ma che bravo, non è bravo, è io. Però il disco ha un grande valore, perché quando è appunto l'esecuzione di un regista competente, ti fa ascoltare in quel momento quella possibilità e chi lo ascolta immediatamente capisce che
era così in quel momento. Non è che quella lì è la verità, perché non esiste la verità. Cioè, sono tante cose, ecco, di questo si può parlare. Oppure si può fare come può fare Emanuele. Io mi permetto di dirgli una cosa, in anticipo, poi lui magari si inferocisce, ma lo credo. Ha suonato un brano meraviglioso, questo è pacifico, non dico la parola su di lui. E, ma soprattutto ha avuto successo, grande successo, devo dire. C'era qualche gente che considerava che per lui era questo, una fatica. Andare a teatro, andare al cinema, perché si ha paura di tutto quello che è capitato, non è stato più cinema. Ma ha avuto veramente il pubblico presente che ha applaudito una convinzione di aver gradito quello che ha ascoltato. Ecco, qui c'è una cosa in cui mi permetto di metterci una parola. L'esecuzione musicale, come dicevo prima, non ti spiegare niente, arriva a chi ascolta. Quando l'esecutore è in grado di interpretare realizzando la bellezza del suono, perché il suono può essere bello, così così, bellissimo, bruttino, non siamo tutti uguali, tutti, come dicevo prima, ogni giorno l'esecutore ha qualche sofferenza o qualche esplosione di bellezza. Lui ieri, a mio parere, ha suonato nella totalità del brano che offre attimi di suono molto delicato, anche di punteggiato proprio, di note staccate, isolate, a momenti clamorosi, a momenti chiaramente mega sinfonici, che sembra essere sul pianoforte. Lui ha transitato per tutte queste fasi dinamiche, perché questa è la dinamica, sono a piano, sono a forte, a partire da questo termine, la dinamica, mantenendo sempre una grande bellezza del suono. Questo arriva in maniera sfacciata, non ce n'è da nessuno. Anche coloro che pensano, già sentiamo questa schifezza di musica, arriva bellissima la musica. E tante volte la musica di oggi non è gradita, in primo luogo perché è eseguita male, credetemi, è eseguita male. Così come tante volte la musica barocca, suonata sugli strumenti antichi, o la copia dei suoi antichi, non è gradevole, perché è eseguita male. Perché la specializzazione sulle tipologie della musica è difficile. E come in questo ambito, se finché si parla di queste cose, ma se qui dobbiamo parlare, che so io, del significato dell'ultima pagina di Tristano di Wagner, no, del Tristano di Wagner, l'ultima pagina, e non è che può parlare un chiacchierone qualsiasi, complessa, allora diventa, capito, la specializzazione. Specializzarsi in un punto, bisogna avere ma in tutto il Dante, mi fa parlare di Dante, andando a pescare quella pagina lì, è complicato, finché dobbiamo dire la totalità, eccetera, per tutti. Quindi, ora basta, e ecco qua. Lungo, intanto volevo ringraziare l'università per averci accolti oggi. Anche perché sono, mi piace sempre essere sincero, che mi dispiace che diciamo, ci siano poche persone in età di studenti universitari oggi, a meno che non siano abbondantemente fuori corso, diciamo così. E perché immagino che l'intenzione di questi incontri sia quella di incontrare i giovani anche, no? Che è una parola, giovani, sulla quale ormai si è intessuta una retorica insopportabile. In realtà, diciamo, i giovani e gli studenti poi sono per mille motivi legittimi, ci mancherebbe altro, magari non sarei venuto neanche io ad ascoltarli. Ma è un peccato per loro, in generale, perché la differenza essenziale che c'è tra i giovani, al di là del fatto che magari hanno più resistenza nella corsa e non soffrono di gastrite, è la curiosità, che c'è sempre, la curiosità
curiosità è una caratteristica delle persone giovani a prescindere dall'età, ma siccome la curiosità è legata al, è una forma di sopravvivenza, è una necessità, perché se una persona non è curiosa del mondo, non lo conosce, rischia di soccombere più facilmente. E quindi i giovani dovrebbero essere caratterizzati da una curiosità quasi morbosa. Invece io oggi vedo in generale che c'è meno curiosità, però spero di sbagliarmi. Ma siccome adesso noi parliamo e conversiamo con chi è presente qui, la cosa che mi premeva dire, che ho il telefono in mano, non per maleducazione, ma perché io sono amico di Piero, di Pietro, infatti diciamo le parole, i complimenti che mi ha fatto sono quelli di un amico affettuoso, diciamo così. Ma siamo amici da 20 anni, abbiamo suonato insieme, suoneremo presto ancora insieme come direttore e solista, ma questa amicizia oggi nelle sue parole ha avuto modo proprio di colpirmi per delle coincidenze strane, perché oggi, proprio questa mattina, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che è il giornale pugliese, io sono pugliese, è stato pubblicato, io scrivo ogni 2 settimane di musica, così, una cosa divulgativa, e praticamente ho scritto le cose che ha detto lui, ma non a grandi linee. Lui ha detto che, prima ha detto che la musica non è un linguaggio, perché non si può fare descrivere una sedia. Io l'ho scritto, perché poi vi spiego perché ho scritto questo articolo. Che la musica sia un linguaggio è già di per sé abbastanza discutibile. Se per linguaggio si intende che la convenzione tra significante e significato, grazie a cui esiste la possibilità di esprimere dei concetti e indicare degli oggetti, la musica non è un linguaggio. Non possiamo descrivere una sedia con la musica. Un attimo, non è finito qua. Poi dico, per me non è un linguaggio universale. Forse sarebbe più giusto dire che la musica sia un linguaggio non traducibile. Ecco, quindi abbiamo detto le stesse cose usando le stesse parole e persino gli stessi esempi, la sedia, cioè senza esserci mai sentiti sull'argomento, e oggi tutte e due, cioè, capite, questa cosa è una delle tante coincidenze, come del resto della musica americana nasce da un incontro fortuito. Il caso, come voi forse sapete, non esiste, nel senso, cioè no, il caso esiste, però c'è un talento che qualcuno ha, qualcuno no, nel riconoscere il caso, cioè nel riconoscere le circostanze casuali significative. Ci sono persone che si fanno attraversare dal caso senza che questo produca nessun effetto. Io credo invece, proprio per la mia curiosità, di essere sempre stato attento a capire certi segnali e, diciamo, l'affinità tra le persone qualche volta è giusto così, è detta ma non è vera, in questo caso appunto è un fatto clamorosamente. Ho scritto questo articolo perché sono stato 2 giorni fa a Palermo, invitato dall'Associazione Nazionale Magistrati, il dottor Massimo, perché inauguravo l'aula Bunker, cioè intitolavo l'aula Bunker del maxi processo a Falcone Borsellino. Siccome è stato scritto dal primo compositore di un requiem per le vittime della mafia e io l'ho fatto rieseguire a Bari dopo 30 anni, mi hanno invitato. Nel corso di questa manifestazione tutti i magistrati, c'era Mattarella, c'era Nordio, c'era il Presidente della Corte Costituzionale, il Presidente della
sezione, presidente del CSM, cioè tutti voi. Ognuno ha parlato, poi abbiamo parlato anche noi in Vicinski, ma è stata una specie di apoteosi della retorica più insopportabile, perché abbiamo sentito queste frasi, la musica è una cosa meravigliosa, la musica rende liberi, la musica cambia il mondo, la musica è la cosa più bella, detta dai magistrati e dai politici. Dai politici, sapendo che l'Italia è il paese in Europa che ha, diciamo, il rapporto più basso tra PIL e investimenti per la cultura, essendo il paese probabilmente più, diciamo, impregnato di cultura, non solo del passato, ma anche di talento attuale. E quindi io queste cose non le sopporto, le detesto profondamente. Ma non sono cose dette soltanto con cinismo, così. È veramente la cultura e la musica classica, così, in Italia sono delle cose, cioè la gente pensa che siano delle cose importanti, su questo non c'è dubbio, però sono delle cose estremamente pallose, cioè sono delle cose, è un po' come fare visita a quei parenti che non si vedono mai, che uno deve andarci per forza perché la mamma dice guarda vai perché c'è la prozia che se no c'è una. Fa queste cose per sfido, così, per dovere, diciamo, e invece anche questo è un po' un'occasione perduta, perché la musica, l'arte e l'esperienza estetica sarebbero potenzialmente tra le cose più fortemente erotiche e, diciamo, in senso proprio anche fisico, cioè sono delle cose molto forti e molto, possono essere molto appassionanti, possono essere molto emozionanti. Non c'è niente di più trasgressivo della produzione artistica, non c'è niente di più, come dire, che vada contro le regole in qualche modo, anche di più rivoluzionario, se vogliamo. E però questa dimensione anche un po', forse, come posso dire, non pericolosa, sovversiva, ecco, dell'arte, viene un po' sempre messa a tacere, perché poi appunto uno vede Mattarella, che per carità non sembra un personaggio sovversivo, voglio dire, che dice queste cose, non ha parlato lui, quindi non è una critica a Mattarella, ma dico, cioè queste persone che dicono quelle frasi che si devono dire, cioè che la musica è una cosa nobile, bella e estremamente edificante. È tutto giusto, ma non è soltanto questo. La musica è anche una cosa sporca, è una cosa rivoluzionaria, è una cosa proibita, è una cosa molto complessa, perché complessi sono i compositori, gli artisti, che sono spesso persone anche tormentate. Non è vero che gli artisti sono tutte persone meravigliose. Io conosco alcuni artisti che avrei preferito non conoscere umanamente, perché poi la loro produzione artistica è straordinaria e le persone sono orrende, per esempio. Cioè, bisognerebbe rettificare tante cose, però io ho detto queste stupidaggini soltanto perché sarebbe bello che, cioè noi abbiamo oggi un grande problema, che non è un problema in Italia, ma è un problema globale. La musica colta, diciamo così, e il pubblico, purtroppo, quando andiamo in quelle stanze in cui non c'è una grande connessione a internet e non riusciamo a aprire le pagine, no?
o ricevere la posta, c'è la connessione, però ci vuole un certo tempo, è molto faticosa. E la nostra sfida, cioè quello che noi dovremmo cercare di fare come fisicisti, è cercare di potenziare questo rapporto di comunicazione. Non lo dobbiamo fare soltanto noi, lo devono fare anche le persone che si occupano in particolare di questo. E dobbiamo smetterla di cercare il pubblico che tradizionalmente va e andava ai concerti di musica classica, perché quel pubblico è fatalmente destinato a estinguersi e a ridursi per mille motivi, e noi è come se avessimo, diciamo, una miniera straordinaria a 50 metri e continuassimo a raschiare il fondo del barile quando ce n'è un'altra totalmente inesplorata. Io sono convinto che la musica abbia un pubblico potenziale enorme, enorme, se soltanto smettessimo di cercare il pubblico che invece alla musica non è più così interessato. Cioè, c'è un sacco di gente che non lo sa, magari, ma io faccio sempre nel libro, ho fatto un esempio, poi mi taccio, diciamo. Ero in America molti anni fa, diciamo 20 anni fa, e avevo fatto un concerto, ero in frac, proprio in frac, con le code, ero andato a trovare una mia amica cinese che dormiva in un alloggiava in un residence, e all'una di notte mi ha chiamato un taxi e la porta residence si è chiusa e io sono rimasto fuori dal residence aspettando il taxi che non è mai arrivato. Per raggiungere il mio albergo avevo alcuni chilometri che attraversavano la parte più malfamata di Cincinnati. Era certo, matematicamente certo, che in fracca, all'una di notte, un barese che passa dal Bronx di Cincinnati non raggiungerà mai l'albergo. Quindi ero assolutamente certo che quella sarebbe stata la mia ultima notte, diciamo così. E ho cominciato a saltellare disperato in giro. A un certo punto vedo un ragazzo che suona la chitarra fuori dalla casa, no? E allora con un inglese improbabile, in frac, gli dico: ciao, non sono pericoloso. Questo appena sente così si mette in casa, si chiude in casa e io continuo a urlare. Allora poi lui mi chiede: ma chi sei? Allora io dico il nome, dico che io sono professore ospite adesso all'Università di Cincinnati. Quello controlla, vede che è vero. Cioè, ogni volta che entrava in casa, controllava il computer e mi faceva delle domande. Dopo mezz'ora, praticamente mi ha fatto entrare e mi ha chiamato un taxi che è finalmente arrivato. In questa mezz'ora io gli ho detto: guarda che domani c'è un concerto molto bello, perché non vieni a sentire? C'è un pianista, grande compositore, che si chiama Frédéric Ujevski, che suonerà le variazioni su Il pueblo unito, le sue variazioni. Questo era un po' il concerto, insomma, che non sapeva neanche, perché esistono ancora compositori di musica classica vivi. Ha detto: sì, ci sono, ma che strano, perché questo in realtà, cioè, molta gente pensa ancora a questa cosa, no? È venuto al concerto, ha sentito Gesti che suonava le variazioni sul Pueblo Unito, è impazzito per questa musica. Il giorno dopo ho portato 12-15 amici per sentire i concerti. E tutti gli anni dopo abbiamo avuto un pubblico di 15 ragazzi americani che non sapevano nemmeno che la musica classica esistesse ancora, diciamo, che appassionatisi per via del Pueblo Unito sono venuti a sentire i concerti. Allora, questi erano il pubblico non cercato ma trovato. Allora, è questo che bisogna fare, secondo me. Naturalmente per fare questo bisogna, cioè, io posso soltanto
raccontare queste stupide storielle e cercare di suonare il meno peggio possibile musica di compositori, diciamo, nei quali credo, che non sono solo i compositori viventi o recentemente scomparsi, ovviamente sono anche compositori, diciamo, però se evitassimo, ecco, di associare la musica corta soltanto alla microfilia e fossimo capaci di capire che è una cosa viva, forse riusciamo a trovare un pubblico che non sarà un pubblico di decine, ma di centinaia di migliaia di persone, che sono quelli che comprano i libri, che vanno in libreria, che vanno al cinema, che vanno a teatro, che vanno a vedere le mostre d'arte, che non vanno ai concerti di musica classica. Anche quando si dice che io ringrazio, questo non è una critica, un profilo un po' anticonvenzionale perché suono la musica anche di oggi, in realtà il mio dovrebbe essere il profilo più comune in un mondo, diciamo, sano, perché chi suona solo la musica del passato dovrebbe essere uno specialista un po' sui generis, si è sempre, la musica classica è sempre stata contemporanea. Ai tempi di Chopin, cioè Chopin non conosceva Palestrina, conosceva Bach un po', ma si suonava la musica, i compositori componevano e suonavano la musica del proprio tempo. E, cioè, l'esperienza della contemporaneità, della, diciamo, questo è un pezzo del 76 che ho suonato io, 76, 77, così. Ma una volta ho fatto un concerto a New York, mi hanno chiesto un concerto di musica contemporanea, era il 2004. Ho chiesto, ma cosa intendete per musica contemporanea? Mi hanno detto, beh, naturalmente musica scritta dal 2000, cioè degli ultimi 4 anni. Allora, d'altro canto, scusate, se voi andate in libreria e chiedete un romanzo che non sia diventato un classico, diciamo, di 3 anni fa, non lo trovate più, perché è vecchio ormai. I romanzi, la narrativa, diciamo, un libro di 5 anni fa non è un libro nuovo. Noi siamo ancora che Schoenberg è un compositore contemporaneo, quindi c'è qualcosa che non va. Per cui, insomma, c'è molto da fare, secondo me, però ripeto, non sono i musicisti che devono farlo, sono i direttori artistici che, appunto, non sono purtroppo tutti come Pietro, che non sono dei visionari, e anche moltissimo i ragazzi che si occupano della comunicazione, le persone che fanno professionalmente questo, per cercare di capire come fare, perché non si può continuare ad andare avanti in questo modo, un vincolo cieco, diciamo. Io. Comunque effettivamente quello che ci dicevamo ieri sera, cioè della fortuna di avere un direttore artistico come Borgonovo, che ha inserito un concetto come quello di ieri sera, che magari lì per lì poteva sembrarci un po', invece sarebbe rivelato essere sicuramente molto interessante. Però mi sembra che anche da parte del sistema sia un po' difficile riuscire a fare quello che ad esempio Borgonovo fa. C'è un po' una chiusura che parte da molte. Sì, appunto. Quindi è quello. Ma è una chiusura non giustificata, qualche ragione, perché non è che poi facendo sempre Beethoven, cioè non si può pensare che Beethoven sia un salvavita, che non mette Beethoven. Però è più comodo. Sì, ma non lo potrà essere ancora per molto, perché è poi già tardi. Alla quinta volta in cui viene fatta l'integrale dei concerti di Beethoven, la gente comincia anche a non andarci più, cioè bisogna, e poi guardate, io vi posso dire, non so quanti siano i concerti del pianoforte orchestra che sono, diciamo, che sono stati pubblicati, saranno alcune centinaia di migliaia, a fronte del fatto che se ne suonino 30, forse 40 in giro. Io conosco bene, ho ascoltato
almeno 400 concerti perché la Forte Orchestra ha scritto negli ultimi 25 anni. È possibile che neanche 10 di questi meritino di essere di circolare regolarmente? A me sembra, ripeto, anomalo questo fatto. Tutto sommato, io per quanto mi riguarda ringrazio, perché se fossimo 800 a fare le stesse cose avremmo anche meno spazio. Non mi capacito del fatto che non si faccia, perché anche molti dei nostri colleghi, insomma, sono un po' pigramente seduti su un repertorio così. È anche più facile perché si vive di rendita, cioè se uno suona la musica di oggi deve continuamente studiare pezzi nuovi, in alcuni casi anche brutti, perché la differenza tra la cronaca e la storia è che, diciamo, quello che ci è rimasto del passato è una parte del meglio, una parte. Quando ti scrivono un pezzo nuovo può essere una solenne schifezza, e il più delle volte statisticamente lo è. E quindi devi fare un po' una specie di, qualche volta, chirurgo plastico, cercando di migliorare delle cose. Così Pietro lo sa molto bene, perché dirige e ha suonato tantissima musica contemporanea, non tutta è di grande qualità, al di là del fatto che venga eseguita più o meno bene, ma anche certa musica è fatta, soprattutto in certi anni, sono state scritte delle solenni schifezze. Possiamo sputtarla su una musica americana, che in fondo in Italia alla fine non è neanche conosciuta, né quella storica, né quella contemporanea. È una musica viva, vitale. È una musica, beh sì, naturalmente. Allora, intanto va detta una cosa, grazie per questa domanda. La musica, allora, l'America va dall'Alaska fino alla parte più estrema, diciamo, dell'America Latina, dell'America del Sud. Però quando noi parliamo di America parliamo di Stati Uniti, forse un po' erroneamente così, e in una certa misura anche un pochino qualche volta del Canada, perché ci sono compositori canadesi che sono più o meno, sono considerati, diciamo, americani. È chiaro che la musica americana è un mare magnum, perché ci sono migliaia di... è un paese enorme l'America, quindi, e poi è un paese nel quale ci sono tantissime università e quindi chiaramente i compositori sono tanti. È impossibile conoscerli tutti, però in questo grande, come dire, in questa grande quantità e varietà c'è molta qualità, ci sono tanti compositori secondo me interessanti, perché gli americani in generale, così, sono molto ignoranti. Il popolo americano è un popolo che ha, diciamo, un livello di ignoranza spaventoso. L'americano medio non sa che, cioè non immagina che esista un passato così in Europa, così. Cioè, per loro, diciamo, una cosa molto antica, arcaica, quasi preistorica, è il 700, 1700. Cioè, il fatto che nel V secolo a.C. ci fossero dei filosofi che parlavano dell'arché o cose di questo tipo, che si preoccupavano, è totalmente incomprensibile. Diciamo. Però questa mancanza di cultura diffusa ha determinato anche degli altri fenomeni in qualche modo positivi, cioè una grande apertura e una totale mancanza
pregiudizi di sovrastruttura, per cui c'è una ottimistica, quasi fideistica, diciamo, attitudine alle cose nuove. Il pubblico americano dei concerti è estremamente conservatore. In America si fa meno musica contemporanea di quanto se ne faccia in Europa, ma i compositori sono, alcuni compositori sono molto liberi, molto aperti e per esempio si lasciano moltissimo influenzare dalla musica rock, dalla musica jazz, dalla musica pop, dalla techno, dalla dance, dalla world music, cose da noi molto più difficili, perché io ho sentito degli omaggi ai Beatles di compositori europei in cui l'omaggio ai Beatles, diciamo, era un po' come dire che questa sedia è questa poltroncina è chiaramente una citazione del periodo blu di Picasso, cioè non c'ha assolutamente niente a che fare, però ti dirà che ha usato esattamente le proporzioni di una parte di tela nella quale concettualmente facendo dei calcoli e così via, quindi è tutto un fatto astruso. Invece lì, quando c'è un omaggio ai Beatles, si sentono proprio i Beatles, cioè senza pudore, senza queste cose. E quindi la musica arriva con grande immediatezza. Naturalmente ci sono compositori eccellenti in Europa e pessimi compositori in America, però diciamo che la musica americana riesce a essere qualche volta immediata, coinvolgente e riesce a sporcarsi le mani, a contaminare le proprie, contaminarsi moltissimo, e questo la rende più fruibile e non necessariamente meno profonda, perché tanto per dire, il pezzo di ieri, che è un pezzo molto complesso da ascoltare, mi rendo conto impegnativo, eccetera, è anche un pezzo in cui, facendo un'analisi molto rigorosa di quello che c'è, c'è una scrittura coltissima, c'è un contrappunto molto severo, ci sono tantissime influenze della musica colta occidentale, europea, non è una musica facilona, diciamo così. Però comunque io sono convinto che la musica americana, in parte la musica inglese, un pochino olandese, abbia la più alta percentuale di compositori che sono in grado di sedurre un pubblico più ampio, sedurre proprio nel senso etimologico, perché noi abbiamo bisogno di portare a noi un po' di gente, insomma, un po' di persone. Credo che la musica americana abbia queste potenzialità. Se uno studente dovesse avvicinarsi alla musica americana, qualche suggerimento d'ascolto, non so, partiamo da Isaac o partiamo più avanti? Con Pietro faremo fra un mese, più o meno, un brano del compositore americano che si chiama Michael Dougherty. Questo pezzo si chiama Le Tombole Liberace. Liberace è stato un grande pianista di rumbe, una specie di Renato Carosone americano, diciamo così, per rendere l'idea. È stato un grande virtuoso, molto kitsch, che entrava in scena con queste pellicce, suonava con un candelabro sul pianoforte, però riempiva l'audio, cioè era veramente una star assoluta. E Michael Dougherty ha scritto questo Tombode Liberace, che è una parodia nel titolo del Tombode più parenti, in quattro movimenti, che è un pezzo di appena 12-13 minuti, di grandissimo senso di umorismo, con grande ironia, in cui a un certo punto il trombettista dovrebbe suonare una cosa messicana, un sombrero,
ed è un pezzo per cui proprio si può ridere, come se qualcuno raccontasse una barzelletta, scritto magnificamente e in grado di piacere già al primo ascolto. E Dougherty ha scritto anche pezzi sulle icone americane, ha scritto un pezzo sulle Barbie che stanno in un cassetto e che diciamo evocano Ken che sta in un altro cassetto, ha scritto un pezzo su Elvis Presley, ha scritto un pezzo su Superman, una sinfonia, la Metropolis Symphony, ha scritto un'opera su Jackie Kennedy, Jackie O, ha scritto un pezzo sull'UFO e scrive queste cose molto divertenti. Per me ha scritto per esempio due pezzi, uno si chiama Buffalo Dance con i bufali americani, l'altro Thelonious Monk in the Kitchen, perché immagina Thelonious Monk in cucina che compone la musica perché il pianoforte lui ce l'aveva in cucina. E quindi è un compositore un po' così, diciamo, c'ha un cappello da cowboy, con scritto, una volta me l'ha detto, è andato a pagare il padre, rimani col mio cappello, mi raccomando, non fatelo rubare, vedi dentro scritto Michael Dougherty, perché se l'hai fatto metto con le cifre, così, è un po' un personaggio allucinante, però oltre ad essere un personaggio, è un grande compositore, nel senso proprio tecnico, poi qua potrà parlare meglio Pietro. E poi ci sono tanti compositori che possono piacere, allora anche Philip Glass può piacere subito a un primo ascolto ed è un altro di quei compositori che sono abbastanza disprezzati senza conoscerli, con un po' di minimalismo che è questa corrente musicale in realtà molto complessa, di cui parla il libro, molto meno banale di quanto non si possa immaginare. Steve Reich è un altro compositore, lo stesso Jersky, naturalmente Iles è un po' il padre della musica americana. Iles è un compositore però molto complesso, cioè è un compositore che bisogna riascoltare, bisogna entrarci, non è così semplice, diciamo. Però ci sono dei brani che possono piacere già al primo ascolto, per esempio Domanda senza risposta, The Unanswered Question, per citare un altro pezzo che ha diretto Pietro. È un pezzo bellissimo che dura pochi minuti, di mistero assoluto, in cui ci sono solo degli archi, dei flauti e una tromba che appunto come dire declama questa specie di domanda senza risposta. Ma comunque ci sono tanti compositori, anche minori, anche di quelli non così conosciuti, che possono essere una scoperta. Non so se ci sono delle domande da parte di qualcuno di voi. È che dopo quello che hai detto, citando Ives, le domande comunque riescono a dare. Mi si è citato quel pezzo, che è un problema. Ma io vorrei dire una cosa. La musica è il suono. Il suono c'è anche nelle parole, se è chiaro. Però la musica è il suono. Cosa fa un compositore? Immagina e poi deve scrivere. Deve quindi passare da una cosa che hai dentro, immaginaria, e questo ce l'ha anche il romanziere, ce l'ha anche il poeta, ce l'ha anche lo scultore, ce l'ha il pittore, a creare, a mettere scritto, diciamo così, o corporare il pensiero che in qualche maniera l'aveva
colpito, affascinato. Nella musica, questa che si chiama la notazione, è un fenomeno abbastanza complesso, per un motivo, perché per una terminologia di oggi, no? Come nel mondo della fotografia o di pixel, allora, da questa totalità che c'è nell'immaginazione, scrivendo già si riduce il numero, eh? Però una volta che è scritto, bisogna sempre scrivere qualcosa che sia poi comprensibile, leggibile, da tutti coloro che vorranno riportare quello scritto al suono immaginato o reale. E qui c'è un bel problema. Quindi il compositore, in un certo senso, è meglio che sappia scrivere bene, in modo che coloro che leggono quello che c'è scritto, che non è suono, sono disegnini, una nota, o quel dialogo che volete, e che possa poi diventare suono. Primo problema. Poi c'è quello dell'esecutore, che legge questo disegno, che sono i segni musicali, e in base a quello che è capace di fare lui, quindi se prendete quello bravo e se no quello ben direzionato, quello fenomenale, ed è abbastanza certo che esce qualcos'altro. Bisogna vedere però se si identificano, ed è quello che noi chiamiamo l'interpretazione. E qui c'è tutto un mondo veramente complesso. Probabilmente la cosa migliore per la musica sarebbe che non venisse mai suonata e venisse letta. E poi ognuno se la suona dentro e ascolterebbe, diciamo che siamo nell'immaginario più totale, non mi capito. È un problema. Però è un problema vero, per cui si creano tante apparenti difficoltà, ma che poi non sono proprio le difficoltà. Emanuele ha detto praticamente tantissimi punti fondamentali di quello che è il problema della musica oggi o in assoluto. Per esempio, in base a certe cose che diceva prima sulla contemporaneità, Bach padre, Johann Sebastian, aveva 23 figli, no? Il primo, Carl Philipp Emanuel, era, diciamo, anagraficamente dell'età più vicina al padre, so 23 o 24 anni di distanza. Quando Carl Philipp ha studiato musica, era virtuoso della tastiera, la tastiera che stava facendo in quel momento delle trasformazioni pazzesche, perché da clavicembalo, diciamo così, o strumenti analoghi al clavicembalo e organo, che era qualcosa di gigantescamente importante già allora, diciamo che l'organo all'epoca di Bach era praticamente perfetto. Poi ha avuto ancora un potenziale proprio nello strumento, così come era perfetto il violino. Ad esempio gli strumenti a fiato non avevano niente a che fare con quello che è successo nel proseguire degli anni, no? Addirittura sono trasformati, tant'è che chi vuol fare un interprete di musica antica ricorrendo filologicamente a un originario dell'immaginazione sonora ha ricostruito su dimensioni, su tracce rimaste scritte, gli strumenti come erano, gli strumenti parodiati, come erano gli strumenti all'epoca antica. Va bene, ma allora Bach padre ha educato in qualche modo Carl Philipp, e Carl Philipp però aveva subito preso una strada che Bach, Johann Sebastian, non condivideva, e Carl Philipp era affascinato da questo che stava nascendo, un modo galante di offrirsi della musica. Cosa voleva dire galante? Voleva dire che non cercava un rigore abbastanza definito e un po' caratteristico del suo padre. Il suo padre era un genio, lo sapevano tutti chi era, il suo padre era un virtuoso pazzesco, ma era anche un genio. Però in un concerto che ha fatto con organo, c'è una critica rimasta importante, non mi ricordo che città era, ma presumo che fosse sia l'Opresta, la città di quell'area, o un'altra simile, insomma, di importanza. Qualcuno che ha scritto sul giornale di quel momento ha detto che lui era un virtuoso incredibile, che aveva suonato buste ude come non si poteva immaginare, peccato che ha rovinato il concerto eseguendo musica sua. Questa è stata la certificazione finale. E ora noi oggi sappiamo che non è vero che ha rovinato. Però all'epoca, perché come diceva lui, la musica era solo il contemporaneo. E quindi il Bach padre, sentendo che suo figlio ormai correva dietro alla moda di quel momento, era un po' infastidito. Carl Philipp è venuto in possesso alla morte del papà di quasi il più grande
più grande volume proprio la massa delle partiture o degli scritti manuali del papà, ma non ha fatto niente perché li avessero eseguiti, né lui li suonava. Cioè, era un genio, è il musicista che probabilmente ha influenzato il divenire della musica di Mozart, quindi diciamo, in altissimo come livello di talento musicale. Però era veramente così, c'era solo il contemporaneo. Dirò di più, per stare in tempi molto vicini a noi, ma molto vicini, mi è capitato per curiosità di andare a vedere i programmi sinfonici che dirigeva Arturo Toscanini, che non era proprio l'ultimo studio, e diriceva praticamente solo quello che c'era di contare. Sì, poi magari c'era dentro un tempo di una sinfonia di Beethoven, ma guardate che era così, e stiamo parlando degli anni 50, non è che andiamo indietro chissà dove, capite? Intanto canto l'opera, aveva un significato solo legato alle arie, cioè dell'opera si conosceva l'aria, il pubblico, a parte il pubblico privato delle sale primarie, ma il pubblico che poi ha cominciato a frequentare quello che stavano diventando i teatri. Ma non stiamo andando lontano, ci allontaniamo al massimo centinaia di anni. Il pubblico sfruttava la combinazione architettonica dei teatri d'opera italiani, che hanno il corridoio, l'affacciarsi delle porte che aprono i palchi, e i palchi guardano lo spettacolo, la platea, guardano il palcoscenico, diciamo, no? I palchi del teatro. Dietro, dall'altra parte del corridoio, in prossimità della porta, c'è un'altra porta di una stanza che era, che adesso non, praticamente sono usate per altre cose, ma una volta quella stanza lì era una stanza di riferimento di colui che era proprio il possesso del palco del palco che si affacciava sul palco sinfonico, e stavano di là a mangiare, bere, faccende di altro tipo. Ah, c'è l'aria! Andavano di là a sentire l'aria del soprano. Cioè, ma non sto scherzando, tristemente, non sto scherzando. Quando negli anni 60, ecco direi, sì, fine anni 50, è cominciato a essere sorto l'esigenza di rappresentare, e qui merito va gran parte ai registi dell'opera, più che ai direttori d'orchestra dell'opera, ma ai registi dell'opera. Sono stati dei registi in quegli anni veramente di livello altissimo, forse irraggiungibile. Hanno cominciato a spiegare che l'opera era l'opera. Quindi la parte tra un'aria e l'altra, o tra un coro e un'aria, un quartetto, voi volete, vocale, era quella che poi descriveva tutto. Noi abbiamo appena fatto la Passione secondo Matteo, nei progetti a traccio teatro, no? La Passione secondo Matteo non ha niente a che fare con la Traviata, sia chiaro, o con Rigoletto, per carità di Dio, ma in fondo è veramente il popolo Bach non poteva scrivere un'opera, perché lui lavorava per la Chiesa Luterana, era stipendiato dall'organismo ecclesiastico della Chiesa Luterana, che non ha niente a che fare con la Chiesa Cattolica. E quindi lui non poteva comporre un'opera, ma in fondo nella Passione secondo Matteo il ruolo dell'evangelista è quello di colui che traccia il rendiconto totale dell'operazione, capito? Poi ci sono dentro le arie che sono commenti emozionali, ci sono i cori che sono commenti emozionali, o addirittura i corali che sono raffigurazione di qualcosa che è conosciuto già. Il corale ha una struttura della fraseologia musicale breve, che appartiene proprio a quello che nella Chiesa Luterana i fedeli cantavano durante il rito. Quindi, nella prima versione della Passione secondo Matteo, Bach non ha scritto le parole, non c'erano le parole. Perché tanto Bach pensava, ma tanto questi se ritrovano lì cantano tutta la gente in sala, capito? A distanza di tanti anni, Benjamin Britten ha pensato bene di comporre delle opere in cui sarebbe stato il pubblico a cantare certe piccole melodie che ha tracciato, voglio dire. Cioè, dipende poi dalla cultura, dipende poi dall'abitudine, capito? Ecco, quindi persino lui, Bach padre, voleva scrivere un'opera con dentro la teatralità dell'opera, la violenza del sangue che dovrà correre, capite?
ovviamente con una cifra completamente diversa, con una, è davvero infinita l'area in cui si può andare a indagare. Per esempio, un'altra cosa che mi ha colpito che ha detto Manuele, no, faccio una premessa, io mi occupo di organizzazione in qualche modo anche, io sono convinto che il pubblico, ma guardate, vi giuro su Dio, il pubblico capisce tutto, il pubblico è pronto ad ascoltare tutto, siamo noi che non siamo capaci, siamo fuorvianti e abbiamo paura, questo è un altro discorso, è l'organizzatore che deve tenere presente certe cose che chissà gli ha messo in testa, che deve avere paura, io cerco di ridurre, essendo in un organismo, la giovane orchestra genovese che ha una storia profonda, ha 110 anni, e so che è sempre stata un'istituzione che ha permesso delle grandi aperture, da cui noi siamo felici, non dico io, ma noi siamo felici di fare alcune cose che sono un po', diciamo, non comunemente diffuse, sta chiaro. Però allo stesso tempo, devo dirvi rispondere a una cosa che ha citato il Lauro, i concerti per pianoforte e orchestra. Secondo me una cosa vergognosa è che in una città ogni anno non ci siano almeno 3 dei concerti di Beethoven da presentare, perché i concerti di Beethoven sono come andare a scuola e sapere che si studia Dante. Come si fa a studiare Dante in Italia? È impossibile. Poi è allucinante che in una città almeno una volta all'anno non si senta la nona sinfonia. Secondo me è allucinante. Io che noi, la GOC, che si occupa non del sinfonico, ma del cameristico fondamentalmente, noi cerchiamo di avere sempre nel programma almeno una delle pagine solenni di Beethoven. Lo so che posso essere attaccato perché c'è sempre la 111, ma come si fa a pensare che esiste una stagione di concerti in cui non si ascolta la sonata alla 111 di Beethoven? È la nostra nona sinfonia. Secondo me, il pubblico, un'altra cosa, non riusciamo a fare perché cambiamo epoca, ma ogni anno si deve sentire la ragione di Vivaldi, si deve ascoltare, sono un esempio incredibile della storia della musica, anche perché non è vero che il pubblico poi si annoierebbe, il pubblico continua a cambiare, continua a crescere, nascono i bambini, prima o poi i bambini, non si può pensare che in una città non ci sia Pierino il Lupo almeno 10 volte all'anno, ma Pierino il Lupo è una composizione, ho capito tutto, è una composizione che è un teatro di prosa musicato, è una composizione incredibile dove il gioco di immaginare che a ogni bestiolina corrisponde uno strumento che suona è un pensiero straordinario, ma proprio Fiva ha fatto qualcosa che è irraggiungibile, non sarà mai rintracciato in un futuro di un'altra composizione così, ha trovato un cavillo che è unico e coloro che dovessero mettersi su quel binario lì, insomma, vabbè, è chiaro, non dico che copierebbero, ma più o meno poveracci, sono messi veramente in una situazione complessa, perché quello lì è totale, ma non c'è bisogno di niente, capite, come tutto così. Lo stesso Brahms, conoscendo che cosa volevano dire le sinfonie di Beethoven, ha aspettato di essere molto grande prima di scrivere una sinfonia e quando l'ha composta la sua prima sinfonia si è trovato la beffa della critica musicale che diceva vabbè ha copiato la nuova e in un certo senso l'ha copiata davvero, porca miseria, perché è andato a pescare quello lì e l'ha usato con la sua solennità corale che ha messo nell'ultimo movimento della sua prima sinfonia, che è altra musica. Ma è chiaro, ma non è che è stato un cretino a fare questo. Ma dopo che è stata scritta quella pagina di musica, non ci si può più nascondere. Capite? È proprio una cosa di perfetto. Allora, bisogna spogliare tutte queste cose. Ora, per esempio, quello che ha suonato ieri è la sintesi di tutto quello che può realizzare la musica. Ci sono dentro momenti poetici e sentimentalmente, scusate, a me non piace dire queste stupidate, ma bisogna dirlo ogni tanto, proprio di genere femminile. Immaginando che nel genere femminile si può rintracciare, non lo dico da maschio, lo dico in assoluto, perché non è che un pianista deve essere femmina per suonare in modo femminile una frase di Beethoven, Dio santo, o di Schubert, mamma mia, capite? E ci sono delle cose di una virilità tale che non è che una pianista femmina
non può suonare la 111, ma no, solo pensarlo, capite cosa voglio dire? Perché ci sono delle situazioni emozionali che in tutti noi riusciamo a rintracciare. Ecco, e questa composizione ha dentro tutta questa struttura di giocare, poi ha dentro momenti che assomigliano ai compositori romantici, ma per fortuna, va meno male. Ma è impossibile nascondersi, capite? Poi dopo spettro di persona da 50 anni, ma per esempio una delle critiche che sono state portate alla musica del nostro tempo, proprio alla musica. E anche qui è intelligente quello che ha detto Emanuele prima, citando alcune situazioni invece che la musica americana si permettono. E ve lo dico cos'è la cosa, la citazione, visto che io devo leggere la musica e portarla a suono. Allora, uno dei difetti che purtroppo sono accaduti, circoscriviamolo a un'area europea, dopo gli anni 60, 50, diciamo così, dopo la guerra, è stato quello di pensare che la musica potesse nascere in senso teorico. La musica è un fallimento, se non è in senso teorico. Questo potrebbe essere definito come verità assoluta, vuol dire di chi è Dio? Dio è Dio, non può dire chi è Dio, chi è la città. E questo è il vertice della filosofia. Allora, la musica parte dall'improvvisazione, la musica parte dal suono, la musica parte perché c'è qualcuno che sa suonare talmente bene che le mani automaticamente vanno da qualche parte e creano una... Cioè, la musica non è soltanto decidere, allora se ho messo fa diesis qua, metto un mi bemolle dopo, perché tanto il fratello qualche sempre capisce, cavoli, poi c'è una distanza che allontanerà, creano. Non è quella roba qua. E tanta musica è stata scritta così, tanta musica è brutta, perché non parte dalla verità. Fine della trasmissione, ma anche all'epoca di Mozart, anche all'epoca di Bach, anche all'epoca di Alestrina, anche all'epoca di tanto volete, capite? Perché la musica deve nascere così, la musica non può che nascere così. Quindi, poi è chiaro che non è che per forza uno deve essere Chopin per comporre, o Paganini, tanto per citare due vertici tra pianoforte e violino, non è che, però un po' va dentro questo filone. Altra cosa, perché la musica americana dell'immediatezza? E qui è come se continuasse quello che ho appena detto. La musica americana ha immediatezza perché la musica, diciamo, del Novecento, anche del secondo Novecento, diciamo, più che altro, ha immediatezza perché si è molto, molto servita del ritmo. Capite? Il ritmo è qualcosa di fondamentale. Quando si pensa a atmosfere rock, atmosfere di questa cultura invece, ma persino minimalista, che sembra che annulli il ritmo, invece no, ce l'ha detto sempre. E quando si pensa a questo genere di soluzione, hai già delle stabilizzazioni in una riga, capite? Quindi quando, per esempio, nella musica di Gersky ci sono situazioni ritmiche talmente magiche che uno non si rende conto di certo. Cioè, va bene, poi chi suona, porca miseria, sta attento che se sbaglia non c'è niente. Però il risultato è poi che il ritmo si è, come dire, trasformato in assoluta bellezza. Non è che tu pensi che è ritmico. Lui domina talmente tanto che è arrivato lì. Invece il tempo sono tutti punti di riferimento. Schoenberg diceva che la preposizione musicale, cioè il piccolo elemento che determina la bellezza di un'intuizione creativa della musica, è data dal confronto tra la distanza dei due suoni, la distanza, e dal loro ritmo. Perché se tu fai ti-ta, è una cosa, sai, ti-ta, o ti-ta, o ti-ta, cambia tutto, cambia completamente il suo significato, non te lo dire. Cambia il suo significato, c'è il perdono di significato, mi capite? Quindi questi sono i punti dove ci si sta ancora nella musica, cioè la ancora parole vietate, la traducibilità dall'immagine e il pensiero, come dire, musicale alla scrittura, e dalla scrittura bisogna poter ritrarre con il suono.
Queste sono le caratteristiche, non saranno mai annullabili. E in un parere, forse l'ho già detto, ma lo ripeto, una cosa, secondo me, di grande valore che c'è stata nell'interpretazione di ieri sera, è questa, secondo me. Emanuele è capace di suonare andando a toccare una qualità della bellezza del suono. Però il suono bello, cioè, cosa vuol dire il suono bello? Molto complicato, non ho neanche il coraggio di addentrarmi. Ma per evitare di addentrare, lui ha veramente amplificato l'esecuzione di, secondo me, dei colori di dolcezza estrema nelle note molto corte. Allora, le note molto corte si ottengono per la percussione del tasto, capite? Del pianoforte, no? E poi da sotto, tam, pesta contro la corda. Ci sono tanti modi di dare la voltarella col dito sul tasto, eh? C'è questo, c'è questo, c'è questo. E farlo lungo non è difficilissimo. Pam! E mi sta lì così, ma farlo corto. Casinello. Nelle variazioni, dopo la prima esposizione del tema, si parte da lì. E Zelensky suonava da Dio per forte, parliamoci chiaro, era un pianista assolutamente formidabile, irraggiungibile per certi versi, tanto fisicamente, era un uomo capace di. Già, si presentava e dicevi, vabbè, gli batto le mani, suonava da Dio. E cioè era una figura di questo tipo. E quindi andare a raggiungere bellezza sul suono corto è comunque complicato, anche perché deve essere diversa nel pianissimo da nel forte, perché il suono corto ci può essere anche nel forte, e la cosa più normale è che sia un cazzotto. E ecco, lui queste cose le ha molto precise nel suo modo interpretativo, ed è chiaro che il risultato arriva all'ascoltatore qualche cosa che lo tocca, ecco. Io ho cercato di dire quali sono le strade, tutto qua. Meno male, sì. Risponde lui. No, infatti, grazie. Diciamo che dentro nella categoria non è competente, ma dei curiosi. E qualcosa che ho preso di questo programma è adesso ascoltando questa nota subita che aveva proposto le cose prevedendo l'intervento del pubblico, no? Prima parlando delle nostre impressioni, entrando con questo concetto emozionale, ci siamo parlati aspettando l'inizio di questo incontro, e conoscendo, abbiamo finito da aver letto qualcosa sulla motivazione politica del nostro compositore, l'anno stesso, e anche le citazioni musicali che abbiamo riconosciuto così nel corso dell'esecuzione, grande, straordinaria, potente, bellissima. Ci aspettavamo entrambe, avevo stato un po' contento di questa cosa. Pensavamo di essere chiamati alla fine a risentire il brano nella sua cantata, a cantare il ritornello. Quello, ci aspettavamo di essere chiamati. Io mi sono guardata intorno perché a un certo punto, stamattina parlando, ci abbiamo avuto questa stessa impressione. Siccome c'è un altro, visto che c'è un margine di improvvisazione lasciato alla. Diciamo un testo, ho detto che c'è una parte sospesa diciamo che allora, si può fare una cadenza che io per lei non ho fatto perché è in un posto, la cadenza si trova esattamente prima della fine, cioè dell'enunciazione del tema di nuovo, però lui ha costruito una tensione emotiva così forte che è molto difficile fare una cadenza che rinforzi e non invece rovini questa tensione, per cui la cadenza era opzionale. In realtà in questo pezzo ci sono delle altre cose opzionali che io non ho fatto, che per esempio si può fischiare, ma io non so fischiare. Io lo facevo. Si può fischiare in alcuni, sì, non il tema, eh?
bisogna fissare delle note specifiche e le deve fissare il pianista. Sì, bisogna essere competenti a ovviamente. Ma sono tutte cose. Qualche volta faceva, qualche volta no. Ma comunque, diciamo, sono veramente assessori. Il tema, cioè, certo, allora, il pubblico non lo canta, però il fatto che ci fosse questo impulso è il miglior complimento che si potesse fare al pezzo, perché un pezzo che suscita nel pubblico un desiderio di partecipazione, addirittura diciamo cantando, probabilmente lui questo sarebbe stato felice. Purtroppo non glielo possiamo dire, ma ce lo vuole. Non glielo possiamo dire perché, appunto, tra l'altro è morto il giorno del mio compleanno, purtroppo l'anno scorso, è stato il più brutto compleanno della mia vita, perché è morto in Italia, così. E noi adesso abbiamo, immagino, ci stiamo avviando alla conclusione, però appunto nel libro racconto anche tanti aneddoti su di lui, perché era un personaggio molto contraddittorio, cioè era in grado di dire tutto il contrario di tutto soltanto per provocare, era molto provocatorio, ma in realtà poi era una persona anche molto buona, molto generosa, e quello che dicevo sulle scale a Pietro, che mi piace dire, che la musica contemporanea viene eseguita naturalmente soprattutto in certi contesti, no? E i compositori eseguiti spesso sono compositori eseguiti perché hanno un potere di scambio, cioè vengono eseguiti perché magari se tu lo esegui poi questo compositore ti fa suonare, o perché magari sono direttori artistici in alcuni festival in cui loro eseguono dei compositori che poi li invitano nei loro festival, che va benissimo, per carità, perché voglio dire, non è che quando Palermo invitava Bado era uno scambio, cioè erano persone che si stimavano e che si invitavano lì. Ma quando diventi l'unica ragione per cui il compositore viene eseguito, determina un fenomeno curioso, cioè che quando il compositore muore viene completamente cancellato dalle programmazioni. Zelensky non è mai stato un uomo di potere, è sempre stato un uomo, un anarchico totalmente contrario, incapace di avere qualunque potere, era proprio totalmente libero. Nessuno ha mai potuto suonare un pezzo di Zelensky per interesse, perché non c'era interesse. Peraltro, essendo una musica di mostruosa difficoltà, a meno di non essere masochisti, diciamo, non c'era interesse. Uno lo fa soltanto perché proprio ci crede. Bene, questo pezzo, nonostante le sue difficoltà, ha già almeno una quindicina di incisioni discografiche. Ci sono, credo, almeno 100 pianisti del mondo che lo suonano. E in generale la musica di Zelensky oggi è eseguita più di quando era vivo, e sarà sempre più eseguita, semplicemente perché è uno di quei compositori come Ligeti, come qualche altro, come tanti altri per fortuna, che, come dire, si eseguono per necessità, cioè perché c'è la necessità di suonarli e di ascoltarli, ed è questa la musica che noi, diciamo, vorremmo sempre ascoltare, che dovremmo suonare. Qualche volta è capitato anche a me di suonare dei compositori che non avrei voluto suonare, diciamo, che forse non avrei suonato, perché siamo tutti, viviamo in questo mondo e siamo necessariamente parte di ingranaggi, di dinamiche a cui qualche volta non ci si può sottrarre.
anche se io cerco di farlo per quanto mi sia possibile, però diciamo, ecco, proprio è un grande, come dire, è una grande manifestazione di libertà. Zelensky proprio è un compositore, il compositore della libertà, perché non è mai stato, appunto, non si può suonare per altro motivo che noi, perché suoniamo Chopin, cioè cosa ci può dare Chopin? Niente, è esattamente la stessa cosa, cioè è uno di quei pochi compositori che si suonano perché la musica, a torto a ragione, ci sembra meritevole di essere ascoltata. Quindi grazie molto Maestro Acciulli, tra l'altro penso sia stato chiaro come questa conoscenza profonda della musica americana abbia dietro tutta un'esperienza che non è solo un'esperienza, diciamo, di lettura di uno spartito, ma un'esperienza anche viva. Questo suo libro Viaggio in America è la testimonianza di una esperienza di luoghi, di geografia proprio, perché c'è anche questo che tiene in conto, l'America non è l'Europa, dal punto di vista anche banalmente geografico, di spazi, di orizzonti, di luoghi, è un'esperienza di incontri. C'è un narratore fotografico formidabile in questo libro in cui il maestro compare insieme a figure che, dire, innervano e danno vitalità a questo discorso che abbiamo fatto finora. Io lo ringrazio davvero molto, ma è chiaro che non si parla delle masse, e ci sono difficoltà anche di essere all'interno di un semestre in cui naturalmente le lezioni non hanno tutto il giorno, c'è questo aspetto. Però sono segni molto importanti, quindi davvero grazie a voi.